Alex, sei invitato alla festa per il mio 7° compleanno, martedì 8 aprile a casa mia. Ci sarà anche un prestigiatore, puoi venire alle 2 del pomeriggio. La festa finisce alle 5. Spero tanto che verrai. La tua migliore amica Rosy. Ah, Rosy, sì, mercoledì verrò alla tua festa di compleanno. La mia festa è martedì, non mercoledì. Non puoi portare Sandy alla festa perché la mia mamma non vuole, quel cane puzza. Non mi importa un fico secco di quello che dice la stupida tua madre. Sandy vuole venire. Mia madre non è stupida, stupido sarai tu. Ti proibisco di portare quel cane, farà scoppiare tutti i palloncini. E allora non vengo. Meglio. Grazie per la bellissima festa, mi sono divertito un sacco. Mi dispiace che Sandy ha fatto scoppiare i palloncini e si è mangiata la tua torta. Aveva fame perché la mamma dice che papà si sbaffa tutti gli avanzi di cucina. Ci vediamo a scuola domani. Grazie per il regalo, per i disastri di Sandy va tutto bene. La mamma dice che aveva comunque bisogno di un nuovo tappeto, invece mio papà si è incavolato. Secondo lui il vecchio tappeto va ancora benissimo, ma la mamma dice che adesso in casa c'è gran puzza di cacca e non è certo colpa di mio fratello Kevin. Saluti dalla Spagna, qui il tempo è bellissimo, fa caldo e c'è tanto sole, c'è una piscina con un scivolo enorme, è fantastico. Ho fatto amicizia con un ragazzo che si chiama John. È molto simpatico. Ci vediamo tra 2 settimane. Mi sono rotto un braccio venendo giù dallo scivolo, ma mi hanno portato in ospedale. Mi piacerebbe lavorare in un ospedale come il tizio che mi ha ingessato il braccio, perché aveva un bel camice bianco e aveva anche in mano una cartella. Era veramente simpatico, eh? Mi ha aiutato a stare bene. Mi piacerebbe aiutare la gente a stare bene e avere un camice bianco. Il mio amico John mi ha firmato il gesso. Se puoi, puoi farlo anche tu quando torno a casa. Saluti da Londra. Il mio albergo è quello lì, sulla cartolina. La mia camera è quella al 7° piano, ma non puoi vedere me nella cartolina. Quando sarò grande, mi piacerebbe lavorare in albergo, perché hai cioccolatini gratis, a volontà. E la gente è così gentile che ti mette in ordine la camera. Quegli autobus sono tutti rossi, proprio come i modellini che ti hanno regalato il Natale scorso. Parlano tutti, con una voce un po' strana, ma sono simpatici. Ho conosciuto una ragazza che si chiama Jane. Andiamo in piscina insieme. Ciao, saluti da Rosy. Perché non mi ha invitato alla festa di quest'anno? So che tutti i maschi della nostra classe ci vengono. Sei arrabbiato con me? La festa non è stata niente di speciale, non ti sei persa niente, i ragazzi sono proprio scemi. Brian ha buttato la pizza nel sacco a pelo di James e quando James si è svegliato aveva i capelli e i vestiti impiastricciati di pomodoro e formaggio e mia madre ha cercato di lavarli ma le macchie non sono venute via e allora la madre di James ha fatto una sfuriata alla madre di Brian e mia madre era rossa di vergogna e mio padre ha detto qualcosa che non sono riuscita a sentire e la madre di James si è messa a piangere e alla fine sono andati tutti a casa. Venerdì vuoi venire al cinema e poi al McDonald's? Ci porteranno mia madre e mio padre. Sei stata tu a scrivere quel bigliettino? Quale bigliettino? Molto divertente, so benissimo che l'hai scritto tu. Non capisco proprio di che cosa stai parlando. Perché avrei dovuto mandarti un biglietto per San Valentino? Come fai a sapere che era un bigliettino per San Valentino? Puoi saperlo soltanto perché me l'hai mandato tu. Tu mi ami, vuoi sposarmi? Lasciami in pace, sto ascoltando la lezione. Se ci beccano ancora a passarci i bigliettini siamo fitti. Ma che ti prende, sei proprio diventata una secchiona. E allora, io farò strada nella vita, andrò all'università, diventerò una donna d'affari, di successo e farò un sacco di soldi. E tu no.